Vissuti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo su Project Zomboid. Allora, nei commenti mi avete detto, come al solito, ma come mai ci sono tutti quegli alberi, eccetera, eccetera, Rosewood? Allora, in realtà, da quello che ho capito, la moda dei 10 anni dopo aggiunge tantissimi alberi, specialmente a Rosewood. Ok? Però, quello che io voglio fare adesso è abbandonare la città, abbandonare Rosewood e dirigermi a Mulgrove per due motivi. Primo, perché è la più vicina, perché West Point sta esageratamente lontano. Riverside, che sta da queste parti qui, è comunque, no, forse anche più su, è comunque abbastanza lontana. E da Rosewood a Mulgrove non ci vuole tantissimo, e quindi in realtà non è che ci vorrà poco, ma insomma, qui c'è la superstrada, basta solamente seguirla. Qua ci sarà l'incrocio e poi si sale su. Anche se Moldro non è una città che conosco particolarmente bene, vi dico la verità, però non possiamo assolutamente rimanere a Rosewood. Quindi l'idea è questa: non so quanti episodi ci impiegheremo, ma sarà molto interessante come avventura. Tornerò alla stazione dei Vigili del Fuoco per recuperare solo lo stretto necessario per il viaggio, fondamentalmente, e magari le munizioni. Dopodiché andremo qui, torneremo qui dove avevo messo questo segnalino qui, per prendere un po' di cibo, sempre per il viaggio, e poi partiremo. Sarà molto complessa come cosa, perché dovremmo tornare, prendere tutto, prendere il cibo, riposare, e poi il giorno della partenza partiremo all'alba, per evitare magari di affrontare il viaggio di notte, anche se penso che forse un paio di giorni mi serviranno per raggiungere il luogo, anche perché vorrei evitare di viaggiare di notte, e questo sarà un problema, perché non ho dove dormire, fondamentalmente. Ho il sacco a pelo, sì, ma dormire per strada, insomma, eviterei. Allora, intanto facciamo che disinfettiamo qui. Ah, ma c'ho le bende sterilizzate, vabbè, nel dubbio. Disinfettiamo. Ok, straccia sterilizzato e via. Sarà tosta tornare a casa, ma devo assolutamente abbandonare sto posto, maledetto. Allora, sono le 9 di mattina. Se sto attento, riesco tranquillamente ad andarmene verso casa. Qui, bene o male, un pochino avevamo pulito. Un pochino. Chissà che magari non riesco a trovare una bici. Potrei provare a prendere una bici e portarmela via, eh. Dobbiamo un attimino fare un bel inventario, quindi, raga, mo non si scherza più. Dobbiamo partire nella miglior forma possibile. Quindi intanto facciamo la mazza chiodata subito subito. Ok. Allora, vediamo un po'. Sto una chiavica. E c'ho comunque troppe cose. Ah, sti chiodi, via. C'ho la scatola sana, me tengo questa. La pistola, mettiamola nella fondina. No, in realtà nella fondina è peggio. Il peso aumenta. Al martello ho detto mi serve, quello non lo posso gettare. Vabbè, allora per il momento con queste cose qui ripartiamo. Andiamocene da qua e vediamo che succede. No, sta a piovere la bici adesso, direi proprio che è meglio lasciarla dov'è. Mettiamo questa.
Dobbiamo andare prima di tutto a prendere il cibo. Più ne riusciamo a prendere, ovviamente, meglio è. Dopodiché si torna sul tetto dell'edificio dove ho lasciato il fucile, che quello sinceramente mi serve. Agli zombie, coppamoli, bella. Sono dolorante, il problema è che dolorante e in preda al panico e affamato, quindi ho poca forza, non faccio i critici e mi aumenta il dolore quando attacco. È un problema. Ok, ce l'hai beta bloccanti? Guarda, prendo beta bloccante e antidolorifico su. Non dovrei farmela correre, che evitate stancarmi, però sicuramente poi devo aspettare per partire. Ad esempio, con tutta sta pioggia non me posso incamminare. Quindi intanto andiamo velocemente a recuperare il cibo, poi ci nascondiamo sul tetto e poi vediamo. In qualche modo faremo per raggiungere Molgro. Ma qui con la bici non riesco a passare. Il fatto è che ho paura. Una sbattica di farmi male. Il problema è quello. Vorrei evitare, sinceramente. Visto che già non è che stia proprio benissimo. Anzi, devo levarmi le bende per. Madonna, la mazza chiodata già si è danneggiata tantissimo. Ok. Sono un po' troppo bagnato. Rischio che mi ammalo, eh. Ok. Allora, il deposito, diciamo, di cibo non è troppo distante, quindi. Arrivare alla mazza aiutata quanto prima, non t'avevo visto mai. Non l'avevo visto. Andiamo. Oh, e va giù. Ah, il cibo sta qua. Andiamo, 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 andiamo. Sarebbe bellissimo poter prendere uno di questi mezzi e andarmene, ma non vanno, ecco, sono pure stanco già. Allora, da qua dovrei riuscire a entrare, vero? Sì. Ok, meno un tanto, siamo pure all'asciutto. Allora, io qua avevo già ispezionato tutto. I zombie erano pure accoppati. Diamo una sciacquata prima di partire, va. Ok, meglio di niente. Sempre buono. Allora, il cibo qui. Fatemi ricordare un attimo. Qua c'è rimasto qualcosa. Lievito. Solo lievito qua. Lardo. No. Troppa tristezza. Sardine. Ecco, queste me le mangio subito. Queste me le mangio subito. Ok. Cerchiamo di mangiare quello che è possibile mangiare adesso per avere la sazietà. E poi
Prendiamo il resto per il viaggio. Pesca in scatola, buono. Buona, l'avena ci leva un sacco di fame. L'avena è ottima, ragazzi. Non ci fa ingrassare. E dovrei, perché sono ancora sottopeso. L'avena, raga, è fantastico come cibo. Bevi, bevi, bevi così pure un po' di tristezza, un po' di... l'aceto... Vabbè. L'aceto è buono per conservare le cose, ma... Adesso come adesso, ci faccio poco. Vediamo quanta. Riesco a trovare più avena possibile. Tonno in scatola. Queste cose le abbiamo tutte. Per quanto riusciamo a prenderne. Allora, qui dietro da qualche parte c'era. Eccole qua. Tutto lo scatolame. Vai così. Piselli e patate, un sacco di carboidrati, di roba, calorie. Mettiamo tutto. Ora, i pomodori in realtà neanche troppo. Meglio patate e piselli. Hanno un valore nutrizionale molto più elevato. Questo mettiamolo come secondario. Proviamo a caricare di cibo lo zainetto. Magari. Poi facciamo una cernita, ovviamente, però. Finché riusciamo lo carichiamo. Patate. Vorrei vedere se trovo altra avena. Queste se le mangiamo subito. Le giuggiole. E la cioccolata. Pesche 250 010 24. 250 010 24, 250 010 24. Questi stesso apporto caramelle, pomodori. Cocktail di frutta 250 010 24. Arca miseria, guarda le lenticchie. Mamma mia. Signori, le lenticchie. Bestiale. Bestiali le lenticchie, le pio. Guardate, me le mangio subito. Madonna, le lenticchie, raga. Assurdo. 3000 calorie. Ho letto bene? 3000 calorie. Allora, pure le patatine non so male, eh. Cioè, ce li danno poca fame. Raga, le cose, le patatine, però. Pomodoro in scatola. Mettiamo pure questi, no. Da de cibo ce ne abbiamo abbastanza, secondo me. Penso che possiamo anche andare. Decisamente. Lo scanfilacco pure queste due patatine. Va bene. Ok. Ho preso tutto? Penso di sì, o quasi. Pomodoro in scatola. Apri e mangia. E poi buttiamo queste cose vuote che non mi servono. Ok, che c'è qui? Dolore leggero. Allora, intanto fumate una sigaretta tattica. Poi prendiamo beta bloccanti. Antidolorifici. No, solo antidolorifici. Però vorrei un attimo sbendare, perché tipo la mano secondo me è ok, sta bene. Ma infatti. Secondo me è pure la spalla. È solo la mano destra che potrebbe essere ancora... Ok. Queste cose. Ok. A posto. Questo purtroppo non lo posso mettere qui, non so, quindi ora mi toccherà andare avanti de manganello.
Posso provare a fare una cosa? Ma questo partiva, c'avevamo le chiavi, eh? Il retromarcia mi sa che ce l'ho qui, però ci sono gli alberi. Vediamo un po'. Se riusciamo un pochino a... Se sto attento, secondo me potrei addirittura riuscire ad utilizzarlo. Non dico per lasciare la città, sarebbe fantastico, però proviamo, proviamo. Tanto ecco i zombie che arrivano, faccio un macello. Aia. Mi sa che non è stata proprio un'idea sensazionale, così a naso. Anche se in realtà ci posso un attimo macinare un paio di zombetti così. E mori. Allora, devo andare a recuperare il fucile. Devo andare a recuperare il fucile. Fa un po' troppo casino. Decisamente un po' troppo casino. Penna che segnala la macchina. Come al solito non c'è il simboletto della macchina, quindi ci mettiamo la barca. Allora, zombie sopra di noi. Vediamo se riusciamo a accopparli, quanti so. Sai che sono un paio, in realtà ne ho visto un altro, eh. E dai. E dai. Arriviamo altri. No, 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 errore, errore. Butta giù, ok. Oh, mamma mia. Mamma mia. Comunque devo assolutamente skillare la destrezza, che purtroppo non è facile da skillare. Questa topollo a non metterla subito, perché la destrezza aumenta la velocità d'attacco. Quella non è da sottovalutare. Allora, riprendi questa secondaria. La mettiamo un attimo nel furgone. Un attimo solo. Dov'è? Lo cacchio. Ok. Butta sta roba che non mi serve. Non me lo fa mettere. La mettiamo qui. Apri porta. Vai. Ok, ora. Zitti zitti, cacchi cacchi. Andiamo a riprenderci il fucile. Dove cazzo era? Era più su? Sì, mi pare che era più su. Dio, in realtà a sto punto potrei arrivarci. Eh sì, se era lì potrei provare ad arrivarci col furgone. Se tanto mi dà tanto, tanto sempre lì devo andare.
E vediamo che succede. Se riesco a uscire dalla città con furgone, raga, ottimo, perché abbiamo un mezzo di trasporto. Perlomeno solo per fare il viaggio, poi. Poi si vede. Allora, ok, è un po' più avanti. Qui non ci passo. E lasciatemi aperto. Ti prego, passaci sopra. Sì. Attenzione. Magari una macchina che faceva meno rumore era meglio, però non posso scegliermela. Quindi va bene così, dai. Dobbiamo assolutamente abbandonare la sud. Dovremmo essere vicini. Era questo il posto. Oddio, regà, non mi sono perso il fucile come un pollo, eh. Ho tirato una bella orda, eh. La macchina fa un bordello. Oh, cazzarola. Ok, sono un po' troppi per gusti miei. Dovrei accopparli, ma devo stare attento. Oh, oh, che cazzarola siete? Sta veramente tanto tanto attento. Rischio brutto qua, eh. Allora, il furgone non è stata assolutamente una buona idea. Ma proprio no. Ma proprio no. Proprio proprio no. Rischia tantissimo, raga, perché se mi tirano dentro è finita. Se mi tirano dentro è finita. O rientro nel furgone e li picco sotto. Mi sa che è l'unica. Spiaccicarli col furgone. Sì. Rischio troppo dentro. Retromarcia. Con la retro è meglio, però vedi che ne arrivano altri. Sto peggiorando la situazione tantissimo. Ma dove cazzo stava quel posto dove ho lasciato il fucile? Mannaggia la miseria. Solo mi spaccavano il finestrino, era finita. Macchina danneggiata sull'erba.
No buono. No buono. Morire su. E morite. Oh, occhio. Oh, oh, signori, signori, attenzione, attenzione, il machete. Ok, va bene, resta calmo. Devo fare l'accetta, la lancia, subito. Ma proprio... Oh, e mori il prima possibile. Ma... Oh, quello c'è un altro fucile. Io ho lasciato quel buon acceso. Magari spegnete un attimo. Attenzione, ce n'ho uno dietro anche. Dai, un fucile a pompa. Ah, brutta situazione, mazza quasi rotta. Brutta situazione. Fa vedere che c'hai. Fuggi la pompa, ce faccio relativamente poco. Allora, io non mi ricordo, ma era qua sopra. Ah, è qua a fianco. Ok, ok. Allora, vediamo un attimino com'è la situazione qua. Vediamo se sta macchina a torte funziona. Andar via con questa secondo me sarebbe meglio. Antifurto, bene. La mappa annotata, ma niente, niente chiavi, purtroppo. Devo ragionare. Intanto andiamo lassù e dormiamo di corsa. Mannaggia, come serviva fammi la lancia, vedi, porca miseria. Sempre così. Come sarebbe servito fammi la lancia. Ma non c'ho gli oggetti necessari per farlo. Quello lasciamo lì a batte, che non è un problema. E io me ne vado qua su al sicuro. Allora. Dice acqua che però andrebbe bollita. Allora, vediamo un po'. Col ceppo purtroppo non ci posso fare un cacchio. Annaccia la miseria. Qui c'è il fucile da caccia che proprio mi serve tantissimo. Allora, questa è quasi rotta. A conti fatti, quello a cui potrei anche rinunciare. Devo riflettere. Qua che c'è? Allora, mangiamo qualcosa. Apri. Mangiamo e buttiamo un po' di cibo che non ci serve. Devo riuscire a piare il fucile. Allora, 6.3.
Volevo ancora un po' di cose. Volevo ancora un po' di cose. Questa qua ce va. Martello e cacciavite. Questo. Poi c'è un sacco di munizioni, no? Però pesano talmente poco che non è quello che mi sta a creare problemi. Allora, si poteva mettere tutto per peso, no? 1, 3. Mi sa che sta già tutto per peso. No. 1 pure questo. Tu pesi troppo. Tu pesi troppo. Famo così. Vediamo se riusciamo. Però. Non posso far lance a meno che non riuscissi. Tipo così. Arriva un bastoncino. Rimuovi cespuglio, però mi vedrà. Mannaggia la miseria, guarda te, eh. Sto rosica. Sto rosica. Un attimo, ma la lancia, no? Come si faceva? Lancia. Ah, pure dalle assi. E allora sì, la posso fare la lancia, raga. Forasse, però mi dà asse forata. Proviamo un po' un attimo, vediamo un po'. Non mi so armaciare, ti prego. Ok, l'accendi la cacciavite. Ok, se adesso io provo. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Qua ne trovo una pietra, eh. Non credo che troverò una pietra qua sopra. Se la trovo troppo bene, mi deve dire. Qua ci sono zombie. Vabbè, comunque devo risolvere il problema del peso. Perché il fucile lo devo via. In qualche modo. Dovrei prendere pure il piede di porco in realtà, mannaggia la miseria. Vado a tornare al furgone. Vedete se riesco a caricare nel furgone qualcosa. Il problema è che non so se il furgone può riuscire effettivamente a portarlo via. Quello è il problema. Non so se riesco a uscire da Roswood col furgone. Non lo so. Potrei riuscirci, come no. Macchine ad esempio, se partissero, se avessi la chiave, fanno meno rumore, sono anche più piccoline. Magari con una di queste riesco pure a andarmene dalla città. Non ci sono le chiavi, quello è il problema. È quello il problema. Niente chiavi. Oh, fa finita. Chissà se uno di sti zombie
ha le chiavi di una di queste macchine, però, eh? Potrebbe essere. Remove vegetation, vediamo se. Oh, magari trovo un rametto. Ah sì, però questa magari la buttiamo, eh. Hai visto mai? Ma no, col macete. Aspetta. Ma posso. No, non posso abbattere l'alberi col macete. Sarebbe fighissimo, ma no. Non si può fare. Vai. Vai. Sì, vabbè, mo ci attacchiamo pure il machete, ma mi serve il nastro che sta su. Ok, quindi il problema del machete per ora è risolto. Cioè della lancia, possiamo farci la lancia. Ottimo così. L'unico problema è sempre dove lo metto io il fucile. E non solo il fucile, che devo prendere pure il piede porco. Quello mi serve, apri le porte. Io li carico nel furgone, per forza, li carico nel furgone e poi si vede che succede. E vada come vada. Allora, signori, io direi che mentre io continuo a riparare, a provare a riparare la mazza da baseball, che non si sta riparando, ma noi insistiamo. Ok, si sta riparando. Mentre riparo la mazza da baseball, ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima, dove proveremo a prendere il fucile e portarlo nel furgone. Stessa cosa per quanto riguarda il piede di porco. E poi col furgone si parte. Vediamo quanta strada riusciamo a percorrere. Anche se vorrei prima una cosa, però scusate, eh. Quanta benzina e come sta messo il furgone? Ovviamente non sta messo benissimo, ma benzina c'è. No, vabbè, sta messo bene, raga. Cioè, sì, è molto danneggiato, ma va più che bene così. Allora, io direi che poggio un paio di cose, ragazzi. Poi andiamo di là a prendere. Queste cose qua le posso mettere nello zaino. Così un po' mi svuoto. Ok, signori, sono di nuovo sul tetto. Adesso dormiamo. E poi domani si prova a partire. Vediamo se riusciamo oppure no a fare questa clamorosa traversata. Ok, ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Avevo un carico. Perché c'ho un carico estremamente pesante? Ah, per il piede porco e il resto, ragazzi. Sono estremamente appesantito, anche un po' ferito, anche nell'orgoglio. E dobbiamo assolutamente sbrigarci. Quindi, noi ci vediamo alla prossima. Proveremo, speriamo di riuscirci, a raggiungere il furgone e ad uscire da Rosewood. Non sarà assolutamente semplice, però noi ci proveremo. Ragazzuoli, ci vediamo alla prossima. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Come al solito, condividete, commentate, mettete tanti bei mi piace, così facciamo crescere il canale e soprattutto mandiamo avanti la serie. Vi ricordo sempre, qua sotto in descrizione c'è il link affiliazione con Instant Gaming, dove trovate tantissimi titoli, tra cui pure Zomboid, a prezzi scontati. E quindi, ragazzi, qualora vogliate acquistare il gioco, inserite il link che trovate qua sotto in descrizione, così date un piccolo contributo al canale. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.